All'avanguardia della tecnologia, il nuovo Renault Captur include numerosi equipaggiamenti come questa vista a 360 gradi e combina telecamere e sensori a ultrasuoni posizionati nei paraurti anteriore e posteriore. Questo ausilio alla guida ti faciliterà la vita. I sensori rilevano gli ostacoli nella parte anteriore e posteriore e anche sui lati del veicolo. Questi sensori e la vista a 360 gradi sono utili per le manovre di parcheggio. Non appena si inserisce la retromarcia o si posiziona la leva di un cambio automatico su R, la vista a 360 gradi viene attivata utilizzando la telecamera posteriore. In questo modo hai una visione aerea di tutto ciò che circonda il tuo veicolo. Questa funzione è operativa fino a 12 km orari. Se si desidera attivare manualmente la vista a 360 gradi, premere questo pulsante. Saranno quindi visualizzate le viste posteriore e aerea. Questa vista a 360 gradi visibile sullo schermo del sistema multimediale EasyLink è infatti costruita da quattro telecamere posizionate sul veicolo, una nella parte anteriore, una in ciascuno dei due retrovisori laterali e una nella parte posteriore. In questo modo sarà possibile parcheggiare facilmente con la massima tranquillità. Quando ti passa velocemente dalla retromarcia alla marcia in avanti, la vista visualizzata nell'EasyLink cambia. Sarà visualizzata la vista aerea e la telecamera anteriore. Questa vista è mantenuta per 5 secondi. La vista a 360 gradi viene disattivata quando la leva del cambio automatico si trova in folle o in posizione N o P per più di 3 secondi. Se si attiva il sistema manualmente, questo verrà disattivato automaticamente se si guida a velocità superiori a 10 km orari o se non si utilizza la leva del cambio dopo 3 minuti. Naturalmente è possibile premere nuovamente l'interruttore o il pulsante Home di EasyLink per disattivare la vista a 360 gradi. A seconda del modello e dell'equipaggiamento in uso, è possibile visualizzare contemporaneamente diversi tipi di viste su EasyLink. Quando il sistema è attivo, se il modello lo consente, è possibile passare da una vista all'altra selezionandole sul sistema multimediale EasyLink. Ciò consente di vedere tutti gli ostacoli presenti intorno al veicolo. Qualunque sia la vista selezionata, in blu saranno visualizzate le linee di traiettoria che rappresentano la direzione che prenderà il nuovo Renault Captur a seconda dell'angolo di sterzata applicato al volante. Sono inoltre visibili profili colorati, graduati in base alla distanza dal paraurti. Il colore verde indica una distanza di circa 1,5 metri dal veicolo. Il colore giallo indica una distanza di circa 70 cm dal veicolo. Infine, il colore rosso indica una distanza di 30 cm dal paraurti. È possibile regolare alcuni parametri della vista a 360 gradi. Dal menu Home del sistema multimediale EasyLink premere Impostazioni. Quindi, nella scheda Veicolo selezionare Ausili alla guida. Fare clic su Telecamera. Questi parametri sono accessibili direttamente anche tramite il collegamento alle impostazioni quando la vista della telecamera viene visualizzata su EasyLink. È quindi possibile regolare il contrasto, la luminosità e i colori dell'immagine visualizzata con i pulsanti più e meno. Importante, la tecnologia e le telecamere possono creare una differenza di percezione tra la distanza effettiva e quella visualizzata in EasyLink. Di fronte a una salita ripida, le distanze visualizzate sono più vicine che nella realtà. Di fronte a una ripida discesa avviene invece il contrario, le distanze vengono visualizzate più lontano che nella realtà. Infine, tenere presente che la dimensione degli oggetti non è sempre rispettata, sia per l'altezza che per il volume. Per evitare di scontrarsi con qualche ostacolo, non utilizzare la vista a 360 gradi invece di monitorare l'ambiente circostante da solo. Tenere presente che la vista a 360 gradi non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Prestare sempre attenzione ed essere il più possibile cauti nelle manovre. Per garantirne il funzionamento, assicurarsi di mantenere pulite le telecamere. Inoltre verificare che il portellone della parte apribile posteriore sia chiuso. Adesso conosci tutti i vantaggi della vista a 360 gradi, sarai in grado di effettuare una manovra con un elevato livello di comfort di guida e con la massima tranquillità. Buona guida con il nuovo Renault Captur!